Ciao ragazzi, benvenuti su Belsit. Mi chiamo Massi e oggi visiteremo la bellissima abbazia di Novacella. L'abbazia di Novacella si trova nella frazione di Varna, vicino a Bressanone, in Trentino Alto Adige. Fu fondata nel 1142 dal vescovo di Bressanone Hartmann ed è composta da edifici civili e religiosi, tra cui spicca la spettacolare chiesa in stile barocco. Rimanete in visione perché c'è da rimanere a bocca aperta. L'edificio è stato ricostruito e ampliato fino a tutto il Settecento ed è stato da sempre un luogo di ricovero per i pellegrini provenienti dal Nord Europa e diretti verso Roma e la Terra Santa. La chiesa di Santa Maria Assunta, in stile barocco alpino e bavarese, contiene meravigliosi affreschi rococò. In due punti della volta, gli affreschi sono prolungati da elementi in stucco che danno l'illusione che il personaggio esca dall'affresco. Uno di questi è il piede del guardiano, nella navata laterale sinistra. Durante la Seconda Guerra Mondiale, l'abbazia fu occupata dalle forze armate tedesche e fu colpita gravemente dai bombardamenti degli alleati. Rimasero danneggiate la parte nord della chiesa, la sagrestia, la torre e la Cappella delle Grazie. Gli ultimi danni bellici sono stati rimossi dal restauro avvenuto nel 1982. La biblioteca dell'Abbazia di Novacella è considerata una delle più importanti del territorio germanofono meridionale. La sala principale, capolavoro del rococò altoatesino, è stata realizzata da Antonio Giuseppe Sartori nel 1773. Vi sono conservati circa 65.000 volumi, soprattutto opere scientifiche e teologiche. Il Museo dell'Abbazia racchiude dipinti tardomedievali su tavola e splendide testimonianze di arte amanuense. Il museo, il chiostro e la basilica sono visitabili anche autonomamente, ma è possibile prenotare interessantissime visite guidate. Vi lascio il link in descrizione. All'ingresso del complesso conventuale si può ammirare il Castello dell'Angelo, mentre al centro del cortile principale si trova il Pozzo Rinascimentale, detto Pozzo delle Meraviglie, sovrastato da un'edicola ottagonale sui cui lati sono raffigurate le sette meraviglie dell'antichità. L'Abbazia di Novacella è un complesso che lascia senza parole. Merita sicuramente una visita per la varietà degli edifici, tutti egregiamente conservati. Oltre alle meraviglie artistiche, è possibile fare una visita con degustazione. Attorno all'abbazia, infatti, si trovano i vigneti più settentrionali d'Italia, che producono famosi vini bianchi. Ciao ragazzi, la visita all'abbazia di Novacella è terminata. La basilica è veramente qualcosa di spettacolare. Spero che il video vi sia piaciuto, nel caso lasciatemi un like, un commento e iscrivetevi al canale, ricordandovi di cliccare sulla campanella per non perdere i prossimi video. Alla prossima, ciao ragazzi!